Ciao a tutti, oggi vedremo come effettuare delle saldature a stagno. Diciamo che questo video tutorial si rivolge ai principianti, quindi nulla di nuovo per chi è già abituato ad effettuare delle saldature o brasature. Diciamo che quello che andrò a mostrare equivale a quella che è la mia esperienza, quindi non dico che questo sia il metodo migliore in assoluto o che si fa così o altrimenti niente, magari il mio metodo sarà sbagliatissimo, però siccome sono tanti anni che effettuo questo tipo di saldature non ho mai avuto particolari problemi e quindi ho pensato di mettere a disposizione la mia esperienza appunto per i principianti. Poi chiaramente se qualcuno mi dice no, ma questo non è il metodo giusto, vedi che si fa in un altro modo, va bene, fate come ritenete più opportuno. Io mi sto dicendo che questa è la mia personale esperienza in merito alla saldatura. Ecco, iniziamo a parlare del saldatore o nel mio caso stazione saldante. Io uso questa stazione saldante, ormai è tutta rovinata, vecchia, perché sono moltissimi anni che la utilizzo, però vi metto una fotografia di come si presenta nuova. Questa è una stazione saldante a temperatura controllata. Può lavorare tra i 117 gradi e i 482 gradi centigradi. Potenza 50 watt. Un elemento fondamentale per la riuscita di una buona saldatura o brasatura è lo stagno. Io vi consiglio questa marca, che è un'ottima marca, è quella che utilizzo io, con la percentuale 60-40. Un altro elemento che vi consentirà di effettuare delle ottime saldature è la pasta salda. Io utilizzo questa. Per effettuare delle micro saldature, e magari la vostra vista non è al 100%, vi consiglio di utilizzare queste lenti di ingrandimento, comodissime. Se occorre, per tenere fermi i pezzi, possiamo utilizzare queste pinzette. Ricordiamoci di mantenere sempre pulita la punta del saldatore, aiutandoci con questa spugnetta in dotazione alla stazione saldante stessa, imbevuta d'acqua. Bene, accendiamo la nostra stazione saldante e iniziamo a saldare. Con questa manopolina possiamo regolare la temperatura. La temperatura di fusione dello stagno è normalmente sui 232 gradi, però per saldare dobbiamo usare una temperatura un po' superiore ai 232 gradi, perché dobbiamo anche scaldare il metallo. Vi consiglio a questo punto di fare delle prove. Ovviamente non tutte le leghe di stagno si fondono alla stessa temperatura, quindi il mio consiglio è sempre quello di provare e provare, soltanto così capirete a fondo come funziona il procedimento. Vi consiglio inoltre di non utilizzare saldatori con una potenza inferiore ai 30 watt. Effettueremo le nostre prove su dei pezzettini di ottone. Ecco, puliamo la nostra punta, che deve presentarsi sempre bella lucida. Sciogliamo dello stagno direttamente sulla punta e proviamo ad avvicinarlo al pezzettino di ottone per vedere cosa succede. Guardate, non salda, diventa una pallina, lo stagno si sporca, si annerisce, quindi questa è la prima cosa da non fare.
prendiamo adesso pochissima pasta salda e la mettiamo nello stesso punto dove prima non siamo riusciti a saldare. Spero di mettere a fuoco perché non è molto semplice. Mettiamo qui un po' di pasta salda e riproviamo. Quindi riproviamo, togliamo la punta, prendiamo lo stagno direttamente sciolto sulla punta e lo andiamo ad avvicinare. Ecco qua, vedete? Spero che si veda perché purtroppo non riesco a mettere molto a fuoco. Comunque, ecco, lo stagno si è sciolto ed è lucido, segno che la saldatura è buona, quindi non fredda, che la temperatura è ottimale, perché le saldature fredde sono quelle con temperatura inferiore a quella ottimale. Vi sono inoltre alcune leghe di stagno con il flussante all'interno dello stagno stesso, però attenzione, se utilizziamo questo tipo di leghe, prendendo lo stagno direttamente sulla punta e lasciandolo molto tempo sulla punta, il flussante evaporerà e quindi non avrà l'effetto voluto sul pezzo da saldare. Altro esperimento: se non usassimo la pasta salda e volessimo comunque provare a saldare, puliamo per bene con qualcosa di abrasivo il metallo che appunto vogliamo saldare. Ecco, a questo punto, senza usare la pasta salda, ma sciogliendo direttamente lo stagno sulla punta, vedete che anche senza la pasta salda lo stagno aderisce. Quindi, ricapitolando, per effettuare delle buone saldature, le cose importanti sono queste: stazione saldante con una potenza non inferiore ai 30 watt, temperatura di esercizio ottimale. Io la metto anche un po' più alta del normale, ma mi trovo bene così, la punta dura bene, quindi la lascio un po' più alta del normale, ma voi fate tutte le prove del caso, ripeto, questa è la mia personale tecnica e esperienza, non dico che sia giusta. Altra cosa importante, la pasta salda. Altra cosa importantissima, lo stagno. E altra cosa super importante è la pulizia dei pezzi da saldare. Quindi, se i nostri pezzi sono sporchi, sono ossidati, non riusciremo mai a saldare e lo stagno formerà delle palline e quindi non aderirà mai al supporto. Ecco, adesso proviamo a unire due pezzi. Mettiamo un po' di pasta salda nei punti di giunzione. Prendiamo il saldatore, puliamo la punta, sciogliamo un po' di stagno e andiamo a saldare. Eccolo, potete vedere. La saldatura è riuscita. Ecco, la saldatura si presenta lucida, segno che è stata fatta un buon lavoro. Ovviamente guardate soltanto il punto qui di giunzione perché lo stagno qui in eccesso è sporco e freddo, era la prova che avevamo fatto precedentemente. Ecco, adesso facciamo le cose un po' più seriamente. Proveremo ad unire questi due pezzettini di ottone. Mettiamola pasta salda esattamente fra le giunzioni.
In questo caso io vado a prendere dei pezzettini di stagno precedentemente tagliati e li vado a posizionare nel punto voluto. Ecco, in questo caso potremmo usare anche un saldatore a fiamma. Ovviamente però in questo video tutorial io sto mostrando come saldare con una stazione saldante. Quindi avviciniamo la nostra punta allo stagno e alla pasta salda e vediamo che cosa succede. La nostra saldatura è riuscita perfettamente. Ecco così, vedete meglio il lavoro che è stato fatto, sperando di riuscire a mettere sempre a fuoco perché non è semplicissimo, forse è più facile saldare che non mettere a fuoco. Ok, dai, direi che ci siamo. Quindi questa è la mia tecnica. C'è chi dice che lo stagno non va toccato con la punta, che bisogna prima poi riscaldare il metallo da saldare, poi avvicinare lo stagno così direttamente col filo. Insomma, sono altre tecniche che sicuramente magari saranno migliori delle mie, però siccome io, ripeto, sono parecchi anni che saldo, le saldature sono comunque lucide e tengono nel tempo, quindi io continuo a saldare in questo modo e mi sento di consigliare questo tipo di tecnica. Poi, ripeto, se non vi piace, mi dite che è sbagliata, utilizzate altri video tutorial, la fate in altro modo. L'importante è che voi siate contenti. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video tutorial.